Riccardo Pase, Presidente della Commissione Ambiente, in questa sede lei presenta una relazione che proroga la legge regionale inerente il dissesto idrogeologico. Quindi, cosa si continuerà a fare? Intanto la Regione Lombardia si è dotata di una legge per il dissesto idrogeologico idraulico, quindi questo l'aspetto è positivo, la legge 23 del 2017. L'obiettivo di questa legge era appunto di tutelare il territorio da quelle che sono le esondazioni, da quelle che sono le frane, da tutte quelle criticità dovute alle forti piogge e l'erosione. Questa legge qua che mette dei paletti molto importanti, soprattutto sull'invarianza delle nuove realizzazioni, quindi quando uno costruisce, per capirci, costruisce una nuova casa, un nuovo stabile, un nuovo piano di utilizzazione, deve garantire che la gestione dell'acqua sia invarianza, quindi non dà variazione rispetto a che ci sia o non ci sia edificato, quindi delle vasche, dei contenimenti, dei principi fisici che impediscono che quest'acqua defluisca velocemente e vada poi a creare quelli che sono i dissesti idrogeologici. È stato per applicare questa legge, che comunque ha dei paletti ed è molto complessa, c'erano dei tempi per entrata in vigore. Adesso stanno chiedendo, la Giunta sta chiedendo che venga prorogato di ulteriori 6 mesi l'entrata in vigore solo per quanto riguarda le ristrutturazioni, quindi non per le nuove realizzazioni, proprio perché nella sua complessità c'è bisogno di affinarla. Facciamo un esempio pratico: se io faccio un intervento minimale a casa mia e costruisco una veranda, questa veranda comunque modifica l'assetto idrogeologico del mio lotto. In questo caso non è come aver costruito magari 10.000 metri quadri di superficie, quindi l'invarianza ha delle tempistiche e dei ritorni molto diversi. In questi casi così piccoli bisogna trovare la struttura e la normativa che permette comunque di renderle fattibili, perché sennò questa norma diventerebbe veramente uno strumento che blocca il sistema Lombardia, il sistema insomma dell'evoluzione della Lombardia. Bisogna stare molto attenti, quindi l'obiettivo centrato, la norma lo ha ben chiaro, dobbiamo fare in maniera che sia attuabile.